mi rendo conto che quando tu dai un obiettivo, al di là che tu lo devi monitorare, cioè devi far sentire la tua attenzione, altrimenti l'obiettivo decade, però è una cosa che l'atleta deve sentire suo, e per sentirlo suo, il limite tra essere un problema e essere invece una direzione è molto sottile. Ad esempio, in nazionale arrivano atlete che hanno delle etichette del tipo quel centrale non sa murare, oppure quel ricevitore attaccante non sa ricevere. E a volte mi rendo conto che sono delle etichette che è difficilissimo togliere. E a volte mettere l'obiettivo su quella cosa lì diventa veramente il problema. Come dire, io.